libro di Geremia è anche un libro a tratti autobiografico. Geremia racconta, anche se non in maniera velata, la sua difficoltà a profetizzare. Racconta appunto l'odio di cui era fatto anche oggetto, perché la sua profezia dava fastidio. E questo un po' è il destino dei veri profeti. È un profeta che non dà fastidio, che non inquieta l'animo, che non crea, come dire, divisioni, e non è un profeta. D'altronde, Gesù è stato presentato dall'Evangelista Luca come segno di contraddizione. Lui stesso dice: io sono venuto a portare il fuoco, desiderando che fosse acceso. Ma Geremia, siamo al capitolo 15, versetto 10, a un certo punto proprio è stanco e scrive: ahimè, madre mia, che mi hai partorito uomo contestato e contrastato da tutto il paese. Non ho preso né dato prestiti a nessuno, eppure tutti mi maledicono. Geremia non ce la fa più, perché addirittura veniva considerato, fa notare Gianfranco Ravasi, veniva considerato come il fautore, il responsabile di un sistema economico oppressivo, di un sistema economico ingiusto, e perciò era una persona detestata. D'altronde, chi sono le persone che noi più detestiamo? Quelli che ci mettono le mani in tasca, e chiudo la parentesi. E Geremia però veniva contestato perché era un testimone della verità. E la verità, dice un vecchio adagio di una canzone italiana, fa sempre male. La verità ti fa male, lo so. Ma la verità deve far male, deve scuoterci, deve procurare in noi quella sana inquietudine di cui parla per esempio Sant'Agostino, la cui vita, immersa nel peccato massimo, fu appunto inquietata, la cui vita cambiò rotta grazie appunto alla verità di Cristo che irruppe nella sua esistenza e gli fece aprire gli occhi. È bello quello che Santa Teresa d'Avila scrive. Santa Teresa d'Avila, come tanti altri santi, hanno una sana ironia che noi facciamo fatica ad accettare. Noi pensiamo che le monache, che i santi sono tutti uomini molto seri. No, i santi sono anche persone ironiche, vere, di quella ironia che nasce dalla verità, dalla conoscenza della verità. Guardate che cosa scriveva questa suora, la più grande mistica della storia cristiana. I predicatori non ottengono che gli uomini si convertano perché essi hanno troppo senno. Dovrebbero invece avere il grande fuoco dell'amore di Dio. È per troppo senno che la loro fiamma riscalda poco. Dobbiamo riflettere quando molte volte, in nome del political correct, noi evitiamo di dire la verità così come va detta e di farci scaldare dal fuoco dell'amore di Dio. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.